se gli aggettivi non fossero possessivi, sarebbe più semplice la grammatica dell'essere altruisti. Trasformare ciò che è mio in tuo. È valore aggiunto alla nostra massima forma di espressione umana, che svuota l'io e lo completa nel pronome personale del noi. Allora, ogni passo del Vangelo può farsi strada di un cammino più veritiero. Lì dove il Signore dice: lasciate ogni cosa. Io non lego nessuno e non trattengo niente, imparando a dare e lasciare andare tutto quello che nella vita di tutti rimane dono di amore, anche se va via senza una ragione. Spesso si crede che sia il troppo amare a far soffrire, ma in realtà è l'attaccamento che genera il dolore di una perdita, poiché il nobile amare non tiene conto di niente se non di se stesso, che è pura offerta senza prezzi da scontare a tempo debito. Se la pratica fosse altrettanto semplice come la teoria, daremmo riposo agli angeli, facendoci custodi di questa terra che tanto promette ma poco mantiene. Allora rimbocchiamoci le maniche, impariamo a zappare. Affondiamo il piccone nelle viscere della terra e rimuoviamo dal buio la parte animale che, non riuscendo a star sopra, tira in basso le anime stanche. Abbandoniamo il passato che ci lapida ancora, con i peccati scagliati addosso. Restituiamo alla terra le pietre degli ami e lasciamoci come semi di fiori nuovi, perché il profumo del mondo sbocci da cuori in amore.